Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi presento i miei due protagonisti. Due protagonisti sono i filati della Mystery Co. Filate. Il filato mente e il mio cincillà. Allora, vi presento prima il mente. Questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 270 metri. Allora, va lavorato con il ferro l'uncinetto del 4,5-5,5. Io il mio progetto l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 5. Vi dico anche la composizione di questo filato: è 40% cotone Egitto, 27% lana merinos, 25% poliestere, 8% microfibra. È molto morbido, morbidissimo e si lavora benissimo. E poi, per quanto riguarda il mio cincillà, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 100% microfibra, quindi 100 grammi in 65 metri. Va lavorato con i ferri o l'uncinetto del 9 o del 10. Io ho lavorato il mio cincillà con l'uncinetto del numero 8. Ok, quindi vi ho presentato i miei due protagonisti. Adesso possiamo iniziare a lavorare il nostro progetto. Eccomi qua. Allora, io ho provato a fare uno schemino, scusate se il mio disegno non è bellissimo, comunque è tanto per rendere l'idea. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, io ho lavorato due rettangoli uguali, il davanti e il dietro. Ho iniziato la mia lavorazione in verticale, quindi prima ho deciso quanto volevo lungo il mio lavoro. Io ho iniziato con 90 maglie alte che corrispondono a 72 centimetri, corrispondono con il mio filato, il mio uncinetto del numero 5, l'uncinetto del numero 5 e con la mia mano. Ok, quindi voi prima decidete quanto volete lungo il vostro vestito, perché iniziamo proprio da qui la lavorazione, quindi noi non iniziamo dal basso neanche dall'alto, ma da qui laterale. Quindi iniziando le maglie alte, poi andiamo a lavorare, quindi andiamo in larghezza. E quindi la lavorazione è anche facile perché man mano che andate avanti potete provare il vostro lavoro. Dovete prendere la misura, poi man mano che andate avanti con questa lavorazione, la misura da spalla a spalla. Quindi quando arrivate alla vostra misura da spalla a spalla, tagliate il filo e fate un altro rettangolo uguale. Per quanto riguarda le maniche, io ho iniziato con 50 maglie alte e sono andata avanti fino ad arrivare a 20 centimetri di larghezza. Qui nella parte della manica, quando poi vado a cucire le due parti, ho lasciato qui 22 centimetri. 22 centimetri scarsi, non sono proprio 22 centimetri. Quindi poi ho preso la mia manica, l'ho piegata in due e l'ho cucita qui intorno allo scalfo. Ok. Quindi per fare questo lavoro è una lavorazione semplice che va bene anche per le principianti, per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto, quindi qui non abbiamo diminuzioni, aumenti, non dobbiamo fare assolutamente niente. Il punto è altrettanto facile, è facilissimo e quindi spero che ho fatto cosa gradita per tante diciamo signore che mi chiedono sempre dei punti semplici però carini. Quindi io spero che con questo punto, con questo lavoro, ho accontentato un po' di amiche. Va bene? Ora prendo il filo, l'uncinetto, vi faccio un campione perché io già il mio vestito l'ho fatto, quindi vi faccio un campione con lo stesso filato e vi faccio vedere come fare il punto. Il punto si lavora su due giri, quindi dobbiamo ripetere sempre due giri, ripeto, fino ad arrivare alla misura desiderata. Quindi poi dobbiamo arrivare da spalla a spalla. Allora, per il mio davanti e il dietro,
Io ho avviato 90 maglie alte, quindi non inizio la mia lavorazione con le catenelle, ma inizio con le maglie alte. Ora, io ho scelto di iniziare con 90 maglie alte e quindi, dato che noi iniziamo dalla lunghezza, il mio vestito o maxi maglia, come la vogliamo chiamare, misura 90 centimetri, quindi voi decidete quanto volete lunga la vostra maglia, il vostro vestito maxi maglia, ok? Quindi la mia non è molto, non è lunga perché mi piace indossarla anche con dei leggings, quindi ho scelto di farla abbastanza corta. Allora, inizio con le maglie alte. Inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, inserisco l'uncinetto, prendo il filo ed esco. Cioè esco solo da un punto, così. Adesso esco da due. Ed esco da 2, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e poi ho lavorato la seconda. Giro leggermente il lavoro in questa maniera, prendo il filo e vado qui dove ho appena lavorato la maglia alta, si è formata come una catenella, quindi entro nelle due costine in questa maniera, prendo il filo ed esco. Adesso esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. E ripeto, filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro. Quindi qui dove ho fatto la maglia alta, vado nelle due costine, quindi prendo solo le due costine in questa maniera, prendo il filo. Tiro leggermente su, così. Esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. E qui abbiamo le maglie alte. E continuo. Filo sull'uncinetto. Vado qui alla base della maglia alta, vado nelle due costine, prendo il filo ed esco. Adesso esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. E ripeto, vado qui alla base dove ho appena lavorato la maglia alta, quindi entro nelle due costine, prendo il filo, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Allora, io inizio il mio lavoro in questa maniera in modo che la lavorazione risulti morbida. Con le catenelle, invece, iniziando con le catenelle, la lavorazione risulta tesa. Quindi in questa maniera io lo trovo molto comodo. Ok? Quindi arrivate alla misura, alla lunghezza che desiderate e poi iniziamo con il primo giro. Allora, questo è una lavorazione che si lavora su due giri, quindi è una lavorazione molto facile e veloce. E anche per le principianti non dovrebbero avere nessun problema, perché dobbiamo lavorare solo dei rettangoli. Due, uno per il davanti e il dietro, e poi ancora due rettangoli per le maniche. Ovviamente le maniche devono essere un pochino più strette rispetto al davanti e al dietro, ok? Quindi adesso faccio un po' di maglie alte perché io vi faccio adesso solo un campione, che il vestito già l'ho fatto, quindi vi faccio il campione, per vi spiego come lavorare il punto e poi voi decidete la vostra lunghezza e la larghezza, perché poi dovete prendere la misura da spalla a spalla. Quindi, man mano poi che lavorate, lo provate, oppure lavorate su, diciamo, su un'altra maglia che vi sta bene, e quindi poi
potete calcolare quanto la larghezza da spalla a spalla, ok? Quindi vado avanti e poi ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora, io per fare il mio campione ho lavorato 20 maglie alte. Allora, ho dimenticato di dire che noi non dobbiamo seguire un multiplo, quindi fate tante maglie alte, insomma, quanto ve ne servono per la vostra lunghezza, ok? Allora, faccio 2 catenelle per iniziare, giro il mio lavoro. Allora, io inizio con 2 catenelle, non con 3. Per iniziare con la prima maglia alta, perché se inizio con 3 catenelle, qui poi subordi la lavorazione è troppo morbida e larga, quindi mi restano dei buchini e allora preferisco iniziare con 2 catenelle. Allora, filo sull'uncinetto. Adesso dobbiamo lavorare all'interno proprio qui. Non so se questo è un punto a coste. Comunque, dobbiamo lavorare. Inserisco l'uncinetto proprio qui, nella stessa maglia dove ho iniziato le 3 catenelle, così. Vado dietro al lavoro e rientro nella maglia accanto, così. Prendo il filo e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto. Rientro qui dove ho appena lavorato la maglia alta, rientro e rientro e cioè rientro con l'uncinetto nella maglia seguente. In questa maniera prendo il filo e lavoro la maglia alta e ripeto. Quindi qui è dove ho lavorato la maglia alta, vedete? Quindi rientro nella maglia e vado nella maglia seguente. Rientro in questa maniera, così faccio rivedere. Quindi vado nella stessa maglia dove ho lavorato la maglia alta e vado nella maglia seguente in questa maniera, così prendo il filo e lavoro la maglia alta e continuo. Rientro nella stessa maglia dove ho appena lavorato la maglia alta e rientro nella maglia seguente. Così e lavoro la maglia. Rientro nella stessa maglia e vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta. Continuo fino alla fine del giro. Vi faccio vedere il dritto del lavoro. Ecco. Lavorando in questa maniera si forma questa costina. Quindi quando poi dobbiamo lavorare questa costina, il lavoro deve risultare sul rovescio. Quindi questo è il rovescio e questo è il dritto. Vi faccio rivedere. Allora, rientro nella stessa maglia dove ho appena lavorato la maglia alta, entro ed esco nella maglia seguente. Prendo il filo, maglia alta, così. Prendo Quindi vado avanti fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, adesso lavoro l'ultima maglia alta qui dove ho iniziato con le 2 catenelle, quindi lavoro una maglia alta normale, così. Inizio con 2 catenelle e giro il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte, però dobbiamo prendere la costina dietro. Quindi qui abbiamo 2 costine, quindi lavoro nella maglia o nella costina dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta, maglia seguente, vado nella costina dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta, così.
Punto semplicissimo, semplicissimo, però dà un bell'effetto. Ecco. Quindi noi stiamo lavorando in questa maniera, però poi il lavoro risulta così, in verticale. Quindi adesso, man mano che andiamo avanti, andiamo ad allargare il lavoro. E quindi la lavorazione, come dicevo, è facile perché partiamo da una spalla per arrivare all'altra spalla in questa maniera. Ora io vado avanti con il giro, poi vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il primo giro. Quindi continuo a lavorare la costina dietro, così. Ok? Quindi finisco il giro. E poi iniziamo di nuovo il primo giro. Ecco, sto finendo il mio giro. Ho lavorato una maglia alta qui dove abbiamo le 2 catenelle. Adesso inizio ancora 2 catenelle e giro il lavoro. Adesso ricomincio a lavorare il primo giro, quindi devo formare questa costina. Quando lavoriamo, dobbiamo formare questa costina, il lavoro deve risultare dal rovescio. Allora, rientro qui, dopo appena fatto le catenelle, rientro e vado nella maglia seguente, rientro nella maglia così, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Rientro nella stessa maglia dove ho appena lavorato la maglia alta, vado dietro al lavoro e rientro nella maglia seguente e lavoro la maglia alta. Così. E quindi qui abbiamo la costina. Faccio rivedere qui dove ho appena lavorato la maglia, rientro e vado nella maglia seguente. Prendo il filo, scusatelo, ho lasciato la maglia troppo larga, quindi così. Ok, finisco il giro, vi faccio rivedere poi il secondo giro e poi potete andare avanti da sole. Mi sono quasi alla fine del giro, devo lavorare le ultime maglie. E poi alla fine lavoro una maglia alta proprio qui, nella maglia alta, dove ho iniziato. Oh, con le 2 catenelle. Catenelle, giro il lavoro. E adesso lavoro le maglie proprio qui, nella costina dietro. Quindi prendo il filo, inserisco l'uncinetto e lavoro la maglia alta, così. Quindi ripeto, è un lavoro facilissimo, una lavorazione molto molto facile e adatto anche per le principianti, per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto. A questo punto è veramente molto semplice. Allora, adesso andate avanti con i vostri pannelli, quindi lavorate il davanti e il dietro, le 2 maniche, poi ci ritroviamo per diciamo per assemblare i pezzi. A dopo. Eccomi qua. Allora, io ho lavorato i miei 2 rettangoli, ho messo anche dei marcapunti per adesso devo chiudere, devo cucire i fianchi. Allora, io ho iniziato con 90 maglie alte, quindi 90 maglie alte, 72 centimetri per 48 centimetri. Quindi ho iniziato in lunghezza e ho lavorato così in larghezza fino ad arrivare a 48 centimetri. Qui adesso io chiudo le spalle.
ho messo dritto con il dritto e ho i due rovesci così fuori. Quindi adesso vado a chiudere, vado a cucire 4 motivi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, li metto uno sull'altro così e metto dei marcapunti. Quindi 1, 2, 3 e 4 e 4 qua. Nel frattempo ho fatto anche le maniche, ho iniziato la lavorazione e lunghezza, quindi ho fatto 50 maglie alte, quindi ho lavorato per 40 centimetri, 40 per 38, ok? Quindi adesso, chiudendo le spalle, vado a cucire e poi vado a cucire anche le maniche 3 e 4. Allora 1 2 3 4 1 2 3 4 così. Le righine, le, diciamo, i punti delle costine devono combaciare in questa maniera, 3 e 4, che poi quando le vado a cucire le devo sistemare bene, devono combaciare le costine uno con l'altro, da il davanti e il dietro. Allora 1 così. E poi prendo la manica, la piego in due, la riga deve essere in verticale, quindi piego la manica e prendo il centro della manica, che poi vado, quando ho cucito qui la spalla, con un marcapunti metto qui il centro della manica e poi la vado a cucire tutto qui, tutto intorno allo scollo così, ok? Quindi adesso vado a cucire le spalle e i fianchi, dopodiché ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora, cucita la spalla, adesso vado a cucire anche la manica. Allora, questa è una manica, quindi le righe, i motivi li metto sempre in verticale. Ho piegato la mia manica in due così e ho preso il centro della manica e ho messo un marcapunti. Adesso qui ho la cucitura, quindi giro la mia manica sempre sul rovescio e vado a mettere qui uno spillo qua così, che combacia con la cucitura. Allora, per quanto riguarda l'apertura del braccio per la manica, io ho lasciato 22 centimetri, 22 e 22 da questa parte. La mia manica è 20 centimetri, quindi tiro leggermente così e metto gli spilli. No, metto qua uno spillo così. Metto qui e qui e anche dall'altra parte. Quindi arrivo qui dove ho il marcapunti. Così. Ecco. Quindi adesso vado a cucire questa parte. Ora, io l'ho detto altre volte e lo ripeto ancora, io non so cucire molto bene, quindi non vi faccio vedere come cucio questa, come cucio la parte, anche perché è una cosa che non so fare benissimo, quindi
Penso che non è il caso di far vedere come cucio, ecco. Allora, cucita questa parte, poi vado a piegare la mia manica in questa maniera. Allora, prendo le due parti così e chiudo la manica. E poi vado a cucire tutta questa parte della manica. E poi cucio anche i fianchi. Faccio vedere, mi dispiace che lo spazio è pochissimo. Allora, vado a cucire tutta questa parte dei fianchi e la manica. E tutto intorno alla manica, ok? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo cucito le maniche e i fianchi. Allora, voglio continuare la mia lavorazione con un nuovo filato della Mistrico Filati New Cincilla. Allora, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 65 metri, 100% microfibra. È molto morbido. Io ho già usato questo filato nella mia giacca elegante, colore nero, e quindi questa volta invece ho deciso di usare questo filato che è sfumato, che è un po' un grigio chiaro e scuro. E penso che su questa lavorazione, su questo filato, diciamo che l'accoppiamento è veramente ottimo. Allora, uso l'uncinetto del numero 7. E inizio, quindi vado qui dove ho l'apertura del collo e vado proprio qui nell'angolo. Inserisco l'uncinetto, il filo, faccio un nodino. Ecco. E inizio con 2 catenelle. Maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente. Maglia bassa, lavoro tutte le maglie a maglia bassa, così. Allora, a chi non piace, diciamo, fare il collo in questa maniera può lasciare tranquillamente, diciamo, lo scollo così. A me questo filato piace tantissimo e quindi ho deciso di usarlo. Ok, quindi vado avanti, faccio lavoro tutto il giro e mi fermo qui. Dopodiché torno indietro, quindi qui lascio aperto. Lavoro, faccio dei giri di andata e ritorno. Ok? Ok. Allora, vado avanti, ci ritroviamo qui alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Quindi non vado a chiudere. Lavoro 2 catenelle. E giro il mio lavoro. Adesso lavoro una maglia alta nella maglia seguente, quindi con il dito sentite proprio la maglia, quindi entro e lavoro la maglia bassa. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa. Se diciamo il collo tende a stringere, nei giri lavorate 2 maglie basse nella stessa maglia, quindi ogni tanto aumentate una maglia in modo che il collo si allarghi un pochino, ok? Quindi ogni 4-5 maglie aumentate una maglia. Quindi vado nella maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, rientro, maglia bassa. Ora maglia bassa nella maglia seguente. Io tocco con le dita per sentire dove ho la maglia. Così.
e qui lavoro due maglie basse. Adesso decidete quanto volete largo il vostro, diciamo, il vostro collo. Io adesso non lo so per quanti centimetri andrò avanti. Allora, io poi vi dirò i miei centimetri perché contando i giri dovrei segnare i giri che faccio, quindi diciamo mi viene più facile dire quanti centimetri vado avanti. Ok, quindi faccio, ripeto, faccio dei giri di andata e ritorno e non chiudo il giro. Allora, eccomi qua con il lavoro finito. Io ho lavorato il mio collo per 17 centimetri. Allora, per fare il collo ho fatto anche le maniche, però questa è a scelta a chi piace, a chi no. Quindi siete libere di non fare anche il bordo delle maniche. E per le maniche ho lavorato 10 centimetri, quindi per le maniche e per il collo io ho usato quasi due gomitoli. Di due gomitoli, questo è quello che mi è rimasto del secondo. Ok, allora il collo ho lavorato per 17 centimetri e per quanto riguarda i polsini da 10 centimetri. Poi ho nascosto tutti i fili. Adesso lo metto nel manichino, così vi faccio vedere come viene indossato. Qui il bordo non ho fatto assolutamente niente, però se diciamo non vi piace in questa maniera potete fare un giro a maglia bassa, però con un uncinetto di una misura più grande, in modo che poi il bordo non stringe. Ok, quindi fate una bordura molto semplice a maglia bassa. Allora, io spero che questo progetto è stato, diciamo, di vostro gradimento, che vi è piaciuto. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. Spero che ho fatto cosa gradita anche per le persone che mi hanno chiesto una maglia molto semplice, senza aumenti e diminuzioni, per le principianti, ecco, per le persone che hanno appena iniziato a lavorare all'uncinetto. Vi ripeto come ho iniziato il mio lavoro. Ho lavorato, ho fatto le maglie alte in verticale, poi ho lavorato in larghezza, quindi sono partita da una spalla fino ad arrivare all'altra spalla. Ok, è facilissima come lavorazione, il punto è molto bello, semplice e quindi fa la sua figura. Ok, io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao.